Grazie. Ha facoltà per 1 minuto l'onorevole Le Pen. La direttiva di distacco dei lavoratori è il simbolo del cinismo e della follia della vostra Unione Europea. Oggi siamo di fronte all'organizzazione di un dumping sociale intraeuropeo, ma è questo il vostro obiettivo duplice: ridurre i salari e affossare i sistemi del welfare dei paesi più avanzati, per arrivare a un livellamento verso il basso. Il ministro del Lavoro ha presentato un proclama dicendo che tutti si sono messi d'accordo per combattere la frode. Bravi, ma questo è iniziato già un bel po' di tempo fa e questo non rimette in causa la forma della direttiva, che è distruttiva e che causa sempre più disoccupazione, sempre più concorrenza e competitività tra i territori e le imprese, la concorrenza aggressiva di paesi che si avvantaggiano del sistema per attaccare i concorrenti europei. Credete davvero che gli elettori possano digerire che una preferenza straniera sia garantita nel mio paese a favore degli stranieri e a svantaggio dei francesi? Le cose sono chiare. La vostra Europa è la guerra economica e la guerra sociale. Grazie, onorevole Le Pen. L'onorevole Jaakonsaari le chiede di fare una domanda, onorevole Le Pen. 30 secondi. Presidente, onorevole Le Pen, lei non capisce evidentemente qual è l'essenza della direttiva sul distacco dei lavoratori. La finalità è quella di garantire lo stesso stipendio ai lavoratori ovunque questi lavorino. Come fa lei a sminuirlo così? Madame, prenez-vous les entreprises Onorevole françaises collega, pour ma des pensa che le imbéciles? imprese Ce sont pour francesi des sono électeurs una massa di français, peut-être pour imbecilli des e gli imbéciles, elettori car ils francesi ont una vu massa di les conséquences de imbecilli? cette Ma si directive, sono resi même conto salaire, delle bien sûr, conseguenze di questa mais direttiva? Sì, il salario è charge lo sociale stesso, du pays però gli d'origine oneri et par sociali del conséquent, paese celle con la d'origine e la conséquence de cette conseguenza di décision, même questa la conséquence de cette decisione directive, per la c'est direttiva è 40.000 40.000 emplois posti di lavoro 40.000 emplois perdus persi dans le bâtiment. nel settore dell'edilizia. Alors, si Onorevole vous êtes d'accord, collega, posso aggiungere, se c'est vuole 40.000 dirmi emplois qui sont qualcosa, dus, d'accord? chieda di Merci. intervenire con il C'est 40.000 cartellino emplois qui sont dus azzurro. dans le bâtiment, Quindi voilà. 40.000 posti di Évidemment, lavoro ça persi instaure une préférence nell'edilizia. E étrangère c'è puisque una les entreprises sont preferenza aujourd'hui per obligées, gli pour être stranieri, perché le imprese, compétitives, per de rimanere faire appel competitive, à devono des per forza travailleurs dont les salaires sont reclutare minimum dans les pays lavoratori con européens oneri par rapport sociali à des minimi pays qui rispetto a effectuent quei une protection paesi che sociale invece hanno un sistema del supplémentaire, welfare c'est-à-dire la solido, France. come la Francia. Bon. Avrebbe solo 30 secondi per rispondere e posso ricordare ai colleghi che per ogni intervento può essere presentato solo un cartellino azzurro. Onorevole De Grandes Pasquale, prego.